Adesso parliamo di un'altra emergenza sanitaria che si sta sviluppando soprattutto nella zona di Roma, la peste suina. Sono state annunciate proprio poco fa in conferenza stampa una serie di nuove misure che cercano di arginare quello che è il virus che si sta diffondendo soprattutto fra i tanti cinghiali che sono nelle zone attorno alla capitale. Per noi a seguirla c'era Nicola Veschi, da cui vado subito per farci aggiornare su quanto è stato annunciato. Buonasera, sono 8 i casi di influenza, di peste suina rilevati a Roma, quasi tutti, si tratta tutti di cinghiali, quasi tutti sono stati localizzati nella zona a nord e nord-ovest di Roma. E per questo oggi il commissario straordinario per la peste suina, Angelo Ferrari, tenuto un incontro con il prefetto di Roma, con il presidente della Regione Lazio Zingaretti e con un rappresentante del Comune di Roma per stabilire come organizzare per arginare questa emergenza. È stato creato un cuscinetto di 64 chilometri quadrati, tutto attorno all'interno del grande raccordo anulare, dentro il quale non si potrà organizzare picnic, attività all'aperto, non potranno essere spostati gli animali degli allevamenti che si trovano all'interno. E in più un secondo cuscinetto, una zona esterna al raccordo, sempre a nord di Roma, perché l'obiettivo è quello di evitare che i cinghiali possano spostarsi. Vengono recintate letteralmente tutte le aree dove sono stati individuati i cinghiali e verranno fatti dei cancelli. Ci racconta come esattamente il commissario straordinario che abbiamo intervistato. L'area rossa è la zona infetta ed è quella che abbiamo determinato sulla base dei dati della presenza delle carcasse. L'area confinante è un'area buffer, un'area di confine in cui ci teniamo e all'interno del quale abbiamo individuato alcune attività che devono essere fatte o che non devono essere fatte. Una cabina di regia a cui parteciperanno gli enti territoriali deciderà nelle prossime settimane come intervenire per l'abbattimento dei cinghiali. C'era anche il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, che ha detto che gli abbattimenti sono già iniziati, per esempio in Piemonte, dove oggi sono stati uccisi 500 cinghiali, perché ricordiamo che la maggioranza dei casi di peste suina si sono registrati anche in altre regioni, in particolar modo Liguria e Piemonte. È tutto, linea Milano.